Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Questo è il secondo episodio, ma prima di iniziare volevo ringraziarvi tutti perché siete stati estremamente gentili. Ho letto tutti i commenti, alcuni di quegli account li ho riconosciuti perché mi seguivate anche molto tempo fa e per questo vi sono doppiamente riconoscente perché mi supportate e mi sopportate anche. Quindi grazie di cuore, vi voglio veramente tanto bene. E la seconda cosa è la spiegazione per il quale ci ho messo così tanto a caricare il secondo episodio. Se andiamo nei dati di salvataggio, vedete che ce n'era uno, che era quello che abbiamo creato insieme, il 0403, in cui ho avuto problemi praticamente perché OBS a un certo punto si era spento da solo e io non ho registrato, ma stavo continuando a giocare pensando di registrare. Quindi avevo fatto il secondo e il terzo episodio, cioè praticamente altre 2 ore di gameplay. Poi mi sono accorto, ormai avevo sovrascritto i dati, ho dovuto ricominciare da capo. La seconda volta, il giorno dopo, il 04, ci ho riprovato perché volevo far uscire l'episodio il prima possibile. E ho avuto problemi di audio, quindi nada, ho dovuto ricominciare, anche perché avevo sovrascritto di nuovo come un coglione. Oggi, che è 09, finalmente sono riuscito a liberarmi, perché tra le feste, tra il lavoro, eccetera, ho avuto poco tempo. E ho creato un nuovo salvataggio. Questa volta però sono attento, non andrò a sovrascrivere fin quando i video non saranno caricati su YouTube. In quel caso saprò che non mi serve più il salvataggio e andrò a sovrascrivere. Detto questo, iniziamo, che abbiamo già perso troppo tempo. Nel primo episodio vi ho parlato del mercante, di quanto sia un'icona, ma allo stesso tempo anche un personaggio inutile. E ovviamente in questo episodio vi spiegherò il motivo. Però intanto continuiamo. Elimina i ratti che hanno invaso la fabbrica. Ci domandiamo se portino qualche malattia, ma preferiremmo non doverlo scoprire. Elimina tutti i ratti. Andiamolo a fare subito. Ok, dovrebbero stare da questa parte i ratti. Eccolo qua. Poverino, che cosa crudele. Disse colui che ha ammazzato la mucca. Anzi, le mucche. Senza motivo. Che poi in realtà, rigiocandolo, ho scoperto che le mucche non è che ti attaccano a cazzo. Cioè non è che sono cattive, pigliano e ti attaccano. Se tu le colpisci per sbaglio, ti attaccano. Quindi abbiamo fatto un massacro inutile. Dove sta l'altro? Eccolo qui. Vabbè, questo incarico è stato estremamente veloce. Andiamo a parlare con lui. Fate molta attenzione a cosa ci dirà il mercante, perché la richiesta fatta è finita per caso? Sei forte, amico. Anche tu sei forte, ti voglio tanto bene. Dicevo, state attenti ai suoi discorsi, perché sono fondamentali per capire il mio concetto successivamente. Leggiamo anche qua. Dritta del mercante, a caccia di tesori. Come procede con le richieste? Lo sapevi che puoi scambiare le gemme spinello che ricevi come ricompensa e avere in cambio dei beni di valore esclusivi che non puoi comprare da nessun'altra parte? Abbiamo tonnellate di oggetti utili, ma il mio consiglio principale è quello di procurarti una mappa del tesoro. È quello ovvio che lo faremo, sempre. Queste mappe forniscono dettagli sulle posizioni di tutti i tesori nascosti della setta. Io e i miei compagni ci abbiamo messo un sacco a trovarli. I tuoi compagni? Chi? Purtroppo non ci verrà mai detto. Con questa comoda mappa non resterai mai più al verde. Certo, dovrai addentrarti in aree pericolose per alcuni di loro, ma per te è un gioco da ragazzi, non è vero? E ora? Benvenuto. Ottimo lavoro. Giusto, avevamo distrutto i medaglioni blu. E la disinfestazione. Quindi sei spinello. Ho delle novità per te. Dio mio, cosa c'ha là sotto? Porca troia. Allora, andiamo. Vedi, ho sbagliato. Non rimanere. La prima cosa che dovevo fare è andare a incastonare le gemme. Ovviamente, dato che non è lo stesso salvataggio, ritroverete che ci sono dei tesori che prima non avevamo, come per esempio lo smeraldo. Lo smeraldo l'ho ottenuto uccidendo Ermotosega alla prima volta che lo incontriamo nel villaggio dove Ada suona la campana. Quindi questa volta mi sono messo, l'ho ucciso e ci ha lasciato uno smeraldo. E vendiamo tutta sta roba. Ecco, benvenuto. Due lacrime, una collana.
la chiave del Simiterrato. Attacchio preziosi e non caraffa. Fa differenza. A posto così. Aspetta, è stato un ottimo affare. Poi scambiamo per una mappa del tesoro. Hai un e ovviamente per la Punisher. Preziose, eh? Sì, così si fa. Vendiamo questa perché non possiamo non fare a più. Meno delle piante. Guariscono, uccidono, okay. Hanno mille usi. Saggia scelta, amico. Con quest'arma puoi bucare qualunque cosa. Anche il tuo cuore? No, non lo so se c'ha un cuore. Allora, poi, cosa fondamentale è la valigetta. Ingrandirla un po' non nuoce di certo. È la dimensione perfetta per te, straniero. Come nuovo. Dio, quante battute potrei fare a sfondo sessuale, ma non le sto facendo perché sono migliorato. Però la voglia è tanta. Allora, le Punisher... tue armi sono in buone mani, amico. Lascia fare a me. Però stai zitto un attimo, Chris. Grazie, mercante. Allora, la Punisher è una delle mie armi preferite. Perché? Perché perfora gli scudi. E nella zona del castello sarà fondamentale perforare gli scudi a quegli stronzi. Ma anche più avanti, quando avranno i giubbotti antiproiettili. Quindi andiamola subito. Provala, a potenziare. E vedi come va. Un'altra arma che mi piace tanto è la Red. Però la Red appunto non perfora. E dopo il castello e soprattutto dopo che avremo i potenziamenti potremmo anche pensare di renderla la nostra arma principale. Se ma per il momento di sopravvivere no. Lì fuori sei impressionato, vero? La nostra maestria non lascia indifferenti. Certo. Fateci caso, a quello che sta dicendo. Posso fare altro per aiutarti? Non lo so, hai un'opzione per parlare? Un'opzione per scoprire qualcosa su di te, la lore, per interagire con la storia principale? Niente, no? Giustamente niente. Torna presto a trovarci. Ok. Ora ci allontaniamo un attimo. Queste munizioni non le prendiamo perché al momento non abbiamo la carabina. E quindi di conseguenza sarebbe uno spreco di inventario, dello spazio. Parliamo del mercante invece, mentre ci allontaniamo. Allora, il mercante è un'icona nel mondo videoludico. Non c'è storia. Cioè, non si può discutere su questa cosa. È un'icona, punto. Il problema però è che muore lì. Cioè il mercante non interagisce in nessun modo con le vicende che stanno accadendo proprio in questo istante. In nessuna occasione, in nessuna scena di intermezzo. L'unica scena di intermezzo che gli viene dedicata è quella davanti alla porta quando lo vedi per la prima volta e lui ti dice di seguirlo. Punto, fine. Ci saranno eventi in cui lui avrebbe potuto interagire. Dove sono finito? E probabilmente sarebbe stato anche figo. Per esempio, prima della boss fight finale, ci sta Leon ed Ashley, che sono praticamente a 5 metri dal mercante. Oh. Seri? Adesso che stavo parlando? Me la pagherai cara. Cara me la pagherai. Ok. Cioè, dicevo, questa scena dove Leon ed Ashley sono a 5 metri dal mercante e Leon dice ad Ashley, mi allontano perché probabilmente è una trappola, quindi vado a vedere io, vado avanti io, tu resta qua. Lui poteva semplicemente far interagire il mercante in quella scena, dicendo al mercante, tieni d'occhio ad Ashley, tienila al sicuro, o lui che interveniva e diceva qualcosa. Lo so che è una stronzata, però ci sono stati mille occasioni per far interagire il mercante con la trama che li circonda, cioè con le vicende. Non succede mai, mai. Scrivetemelo nei commenti se ci avete fatto caso. Beh, ovvio che ci avete fatto caso. E purtroppo, lo dico, a me è dispiaciuto tantissimo perché è un'icona e secondo me meritava molto di più. Molto più attenzione. Meritava almeno un po' di lore, qualcosa. Tipo prima ha parlato nel documento di lui ed altre persone che hanno scoperto le mappe. Ma chi? Parlami di te. Chi cazzo sei? Come ti chiami? Non sappiamo neanche il suo nome. Qualcuno direbbe sì, ma è quello il fascino. Per carità. Però rimane un NPC. Anzi, no, neanche un NPC. Rimane un oggetto tipo come un negozio a tendina. Niente di più. Noi l'unica cosa che possiamo fare con lui è interagire vendendo, acquistando, potenziando. Basta. È un peccato, ragazzi. Veramente un peccato. Comunque quest'area è fottutamente fastidiosa. Quindi facciamo fast. Non te puoi nascondere. Fast. Piantina gialla, più preziosa di un tesoro. Spray. Non serve un cazzo.
attenzione ai miei amichetti che già ci stanno raggiungendo, Guarda i coglioni. Guarda quel. Guarda quel. Ma guarda. Oh, oh. Ma sei scemo. Che mi hai spaventato. Basta. Sono tanti. Non voglio sprecare cose con voi, munizioni altro. Ok, ora vi spiego perché sto giocando così male. Non voglio sprecare risorse con questi dementi, quindi cercheremo di evitarli, di ignorarli, se è possibile, io spero di sì. Dai, me l'ha tirata sotto i piedi, non ci posso credere. Ok, dobbiamo raggiungere di nuovo la casetta. Mi mettete ansia. Basta seguirmi. Lasciatemi solo. Vi pago se lo fate. Qua sarà pieno, no? Sì, è pieno. Fuori. Minchia, l'ho tagliata in due. Figo. No! Non caricare ora, Leon! Lo sapevo. Allora, facciamo così, crea. L'avete visto nei salvataggi, era un bel po', quasi una settimana che non giocavo, quindi sono un po' arrugginito, si vede, come una pippa. Ho sbagliato strada, incredibile, solo io ci riesco. Allora, facciamo il giro, perché c'è un'altra cosa da raccogliere. Quando li colpisco in testa mi aspetto che siano stunnati. Porca troia. Via dalle palle. Mamma mia, quanti cazzo sono. Dai, ma da dove sei uscito? Ah, saltano giù pure. Pensa a te. No, cazzo! L'ho fermato in tempo, dai. Il prossimo. Niente male, vero? Non penso fosse possibile ignorarli. Perché avete visto quanto sono veloci? Non ne abbatti tre, ne spuntano cinque. Ma come cazzo è possibile? Ma veramente, ma siete odiosi. Dio se vi odio. No! 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 Ok,
Ok, usiamo le uova? No, le uova no. Le uova me le voglio conservare per una cosa. Piantine ne avevamo troppe, almeno liberiamo un po' lo spazio. Però sembrano diminuiti gli stronzi, però ce ne sono altri perché li sento. Probabilmente saremmo dovuti correre qua, girare la manovella, ma non ce l'avremmo fatta, perché ci avrebbero subito attaccato. Sono fottutamente veloci. Ma gli altri perché sono rimasti giù? Non vengono? Eccoli. E dove andate? Imbecille a me. Ma imbecille a te. C'erano delle munizioni però. Ah, però ci sono anche dei pesos. Allora dai, non vale la pena tornare indietro. Devo trovare quella che sta tirando la dinamite. Penso di averti dato il permesso di toccarmi, quindi. Ma è ridicola sta cosa. È veramente ridicola. Ma quanti cazzo siete? Ah, è rimasta solo lei. È rimasta solo lei viva. Vabbè, a noi ci fotte un cazzo. Tanto non penso che quest'area dovremmo rivisitarla. Penso che come zona muoia qua. Cioè non c'è nient'altro da fare. Quindi che lei rimanga in vita oppure no, non ce ne frega niente. Che schifo. Probabilmente si muove l'interno del parassita, perché il parassita non è del tutto morto, è il corpo, l'ospite, non l'ospite, sì, l'ospite che è morto, il parassita no. Che cos'è sto rumore? Ah, ok, eravamo noi. Un oggetto esagonale con stampato un rilievo di l'immagine di un uccello in volo. Sui lati e sul retro ci sono dei componenti meccanici. E tra l'altro, volendo, potremo anche ad aprire. La pausa è finita, presumo. Magari. Ma che stai facendo? Eccolo qua. Che città è? La maschera. Buono. Fatti un bel regalino, amico. Vediamo se riusciamo a potenziare ancora la pistola. Che vuoi comprare? Allora, riparazioni. Buona fortuna a te, straniero. Questo qui è un calore. Lavoro di fede di non rimanerci secco. Ok.
Molto importante potenziare la capacità di un'arma, non soltanto perché non dovremmo caricare spesso, ma anche perché ci svuota l'inventario. Avere 19 proiettili dentro il caricatore invece di 10 sicuramente ci aiuta a tenere l'inventario più vuoto. Lì ce n'è un altro. Il problema è fa il giro o va avanti? Va avanti, perfetto. Rimani là, rimani là. Non ti girare. Vai, ci abbiamo tanto. Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¿Dónde estás? C'è un tesoro. What? Sì, fortunati. In effetti mi piacerebbe venderla il primo possibile, perché vorrei potenziare il fucile a pompa. Abbiamo potenziato solo la Punisher per il momento. Le granate ce l'ho, sì. Allora, nota sulle bambole. Le bambole sono quelle che abbiamo già incontrato con le sembianze di Salazar. Gli aristocratici non contano più come una volta. Non perdonare le loro azioni. Distruggi i castellani meccanici. Sono quelle bambole che trovi in giro. Sento anche il rumore di una lanterna, quindi c'è un tesoro qua. Il problema è capire dove. Non la vedo. Minchia, io sono accecato forte però, eh. Ah, eccola. Un altro zaffiro. È il motosega? C'è il motosega. Quanto è bello, va va va. Oh no. Che brutto beccare una trappola mentre il motosega ti viene addosso. Dietro c'è qualcuno, giusto? Perché ho sentito delle voci dietro? Non mi sarò immaginato. Premuto il tasto sbagliato, Cristo. Ti ho fatto un po' male, almeno. Morto? Ah, col cazzo. Guardalo quanto cazzo tanca, ma che è? Resta giù, ok? Lo so che a volte sembro scarso, forte, probabilmente lo sono anche. Però c'è più ansia così, perché sbagliando i tasti ci è mancato un pelo che ci rasava il collo.
Abbiamo preso tutto? Penso di sì. Vamos. C'è un nido là. Ma che è? Fuori uno. Cosa? Ah, sparando a lui l'ho perforato e gli ho fatto esplodere la testa. Fighissimo. Mica come sei morto. No, dai. Come sei morta bene, volevo dire. Qui c'è una storia da raccontare su questa casa, perché come potete notare è la casa di un cacciatore. O almeno sembra la casa di un cacciatore, no? Con tutte ste trappole, ste gabbie. E in effetti, adesso che c'entriamo, niente. Ah vabbè, giusto, qua c'è Ersega. E il tipo senza sega, ma se la sta facendo. Eccolo qua, guardalo, guardalo. Porca giana, lui. Esci. Via dalle palle. Ecco, bravo. Lì dentro devi morire. Bella casa. Un'altra piccola chiave. Sarà l'invidia di tutto il vicinato. Ci puoi scommettere, Leon. Un'altra piccola chiave. Ottimo. Foto di una famiglia, infine carne della mia carne, sangue del mio sangue. Rendete grazia ed esultate. La mappa ci aiuta a capire di chi è questa casa, perché se andiamo sulla mappa c'è scritto Villa del Capo del Villaggio. Il capo del villaggio sappiamo tutti chi è, Ercapoccia. E Ercapoccia, tra l'altro, vecchie foto, che prima o poi ci svelerà un segreto, un segreto molto importante. Allora ragazzi, durante il gioco mi sentirete dire soltanto cose belle su Resident Evil 4 Remake, perché effettivamente non soltanto supera l'originale, ma è anche uno dei migliori Resident Evil in assoluto. E ci sono però dei difetti, purtroppo non è esente di difetti. Uno tra questi sono gli indovinelli fanno veramente cagare. Qui per esempio ci troviamo davanti a un lucchetto, no? Con i simboli da indovinare. Se andiamo al piano di sopra, la Capcom cosa ha deciso di fare? Di evidenziarci le risposte dell'indovinello. Cioè, io dico, ma come cazzo si fa? Già sono di una semplicità imbarazzante. Poi me li vai pure a evidenziare, che insomma, un po' mi rovini il gioco, no? Che dite? Adesso vi faccio vedere. Andiamo a creare una miscela e sistemiamo l'inventario. Tra l'altro possiamo anche creare le munizioni per il fucile a pompa. Ok. Illuminados 4-3. In venerazione del padrone, le persone hanno offerto in dono i loro possedimenti più preziosi. Dal vecchio contadino, il grano più pregiato. Dall'esile porcaro, il maiale più robusto. Dalla povera mendicante, il somato bambino. Il padrone ha accettato questi doni con soddisfazione. Oh, come potete vedere è quello che vi dicevo prima. Capcom ha evidenziato il grano, il maiale e il bambino. Quindi praticamente nel lucchetto dobbiamo semplicemente mettere questi tre simboli. Tra l'altro anche in ordine li ha messi, quindi manco a dire l'ordine è un po' casuale. No, così, proprio easy. Questo è un altro difetto, secondo me, del gioco. Ne ha pochi,
saranno 3, 4 massimo. Questo è uno di quelli, insieme al mercante, ovviamente. Poi gli altri ve li dirò più avanti. Ma, anzi, no, un altro è molto semplice da capire ed è la macchina da scrivere. La macchina da scrivere che ci permette di usufruire della cassa. E voi direte, minchia, quello difetto me lo chiami? No, assolutamente no, non è quello il difetto. Il difetto è che non puoi mettere le munizioni, non puoi mettere le erbe. Cioè, se io ho nell'inventario le munizioni della carabina e non ho ancora la carabina, me li vuoi far depositare, porca puttana? Come nel 2, per esempio, o nel 3. Perché me le devo portare dietro, vendere o buttare a terra? Ecco, diciamo, questo secondo me è un piccolo difetto. Capisco perché potrebbero averlo fatto, perché ci sta, perché tu devi gestire al meglio l'inventario e il fatto che potevi depositarli ti semplificava la vita. Ok, ma cerca di togliere questa funzione almeno a difficile o a modalità più difficili, non a normale, dai, che secondo me non ha senso. Comunque, detto questo, parlando della lore invece, possiamo vedere nell'immagine Lord Saddler col suo bastone, il Plagas, e la povera gente che gli dona i suoi beni più preziosi. Questo perché? Perché Lord Saddler non è altro che un tiranno, in realtà. Prima prende il potere, poi comincia a togliere i beni più preziosi alla gente, gli toglie i diritti, gli toglie la libertà e infine poi li comanda come se fossero delle marionette. Quello che poi accadrà grazie al Plagas. La cosa, come che ho già detto nel primo episodio, la cosa triste è che più avanti troveremo documenti che ci raccontano la vita quotidiana di questa popolazione. Popolazione che era gentile, cordiale, si conoscevano tra di loro, gente che coltivava, allevava gli animali. Era una cittadina normale. C'avevano il capovillaggio. Noi adesso siamo nella casa del capovillaggio, Ercapoccia, per intenderci, che era una persona molto amata nel villaggio, perché andava, ogni tanto veniva invitato nelle case di queste persone, gli raccontavano i loro problemi, lui cercava di aiutarli, era praticamente una cittadina che, scusate, cittadina, una, come dire, un paese che si aiutava a vicenda. Ecco, arrivato Lord Saddler, si sono trasformati in questi mostri. Peccato. Ok, andiamo a mettere il codice. Che stronzata però, Capcom, porca puttana, ma perché? Allora, il maiale e il bambino. Cioè, a me non è che dispiaceva perdere 5 minuti per capire come aprire la cassa, cioè l'armadio, volevo dire. Così, rovinano un po' l'esperienza. Fatemi sapere nei commenti. Io tanto ve li leggo tutti i commenti, quindi potete scrivere la vostra e ne parliamo. Perché, non capisco. Allora, un cristallo levigato fino a diventare una sfera perfetta. Al suo interno sono visibili delle bolle d'aria. Ah, giusto, il segaiolo è tornato. Più eccitato che mai, a quanto vedo. Ovviamente amnesia insegna, il tavolo può essere utilizzato come scudo. Ok, sta parte è un po' rompicoglioni. Non è difficile, però rompe il cazzo. Allora, forse è dall'altro lato, vediamo. Sì, è così. Voilà. Questo è un documento. Fate attenzione, ragazzi, perché questo documento è molto importante. Cronaca del villaggio, volume 3. Data 10 ottobre. Il clima ultimamente è strano. Il grano appassisce. Le mucche dimagriscono. Data 8 dicembre, quindi un mese dopo. La gente mostra i segni della fame. È vero, ci mancano le risorse per lavorare nei campi, ma bisogna obbedire incondizionatamente agli ordini di Lord Saddler. Quindi, come vi ho spiegato prima, letteralmente un tiranno, perché loro hanno le risorse per sfamarsi, però le devono dare a Lord Saddler. Inoltre, da quando sono arrivati i Plagas in questo territorio, il grano sta passando, quindi sta succedendo qualcosa di terrificante. Un mese dopo ancora, 30 persone sono morte di fame, 5 mucche verranno macellate. 2 mesi dopo, quindi attenzione, perché non solo ci viene specificato il mese, ma anche il giorno, e questo è fondamentale. I patriarchi si riuniscono per sorteggiare altri 6 prescelti per Lord Saddler. Data aprile, ma non ci viene più specificato il giorno.
altri 8 oggi. Data, neanche più il mese ci viene specificato. Altri 4 oggi. Data, di nuovo non specificata. Altri 11 oggi. Che cosa significa? Non viene spiegato altri 8 kg di grano, altri 8, che ne so, bambini, altri 8 di che cosa? Ci viene specificato con l'ultima data, sempre non specificata. Due stranieri che si erano persi vagavano nel villaggio, li abbiamo portati all'altare per il rituale. Oggi non c'è bisogno di sorteggiare nessuno. Quindi probabilmente venivano sacrificati. E infatti nella scena iniziale del gioco si vede una ragazza, una donna, che magari a prima occhiata potrebbe sembrare, oh eccola, Ashley, e poi viene uccisa, decapitata. Magari fosse stata Ashley. No, e quella era una di queste due, di questi due turisti, che è stata presa e portata sull'altare per essere sacrificata. Quindi la popolazione veniva sorteggiata e sacrificata. Cioè, capite cosa hanno dovuto subire questa povera gente? Inoltre, le cronache del villaggio, secondo voi chi le scriveva se non Ercapoccia, che era il capo del villaggio? E il fatto che lui a un certo punto non riesce più non soltanto a specificare quale giorno del mese, ma addirittura poi anche il mese, significa che stava cominciando a perdere la ragione, anche lui, come tutti gli altri. Quadro di Lord Sadler non può mai mancare. Non ricordo se sopra troveremo altri documenti importanti per farci capire qualcosa di più di Ercapoccia e del suo villaggio, ma quando avremo Ashley lo scopriremo, perché potremo salirci su. Per il momento accontentiamoci e raccogliamo la chiave. Nel mio sangue. Stavolta creiamo un altro salvataggio per evitare problemi. Ah, giusto. Andiamo a depositare lo spray, che è completamente inutile, soprattutto a questo livello di difficoltà. Quindi continuiamo. Su Luis Serra. Sembra facesse il ricercatore per l'Umbrella. Umbrella? Avrei dovuto lasciarlo marcire in quel sacco. Ti invio tutti i dettagli. Da un'occhiata, ma Aquila Reale è la priorità. Ricevuto. Mi dirigo verso la chiesa. Condor 1, chiudo. Allora. Finalmente lei ci ha trovato i dati su Luis Serra, personaggio che, come sapete ormai bene, è cambiato rispetto all'originale, dove nell'originale interpretava un poliziotto e qui invece è uno scienziato, che secondo me ha anche molto più senso. E andiamo a leggere un po' che cosa ci dice. Luis Serra Navarro, età 28, genere maschile. Il nome di Luis Serra appare per la prima volta nel registro degli studenti di un'università. È impossibile trovare testimonianze antecedenti, incluso il certificato di nascita.
Dopo essersi laureato all'università è stato assunto dal Dipartimento di Ricerca dell'Ombrella, dove ha brillato guadagnandosi l'apprezzamento di tutti i suoi colleghi. Ha preso parte allo sviluppo di diversi medicinali da banco, la cui produzione è cessata prima ancora che fossero emessi sul mercato. Ulteriori dettagli nella lista allegata. Alcuni anni dopo, Serra ha dato le dimissioni dall'Ombrella ed è sparito dalla circolazione. Dopo l'incidente di Raccoon City, le forze dell'ordine e il governo hanno tentato di rintracciare chiunque avesse dei legami con l'Ombrella, ma nonostante le ricerche intensive non sono stati in grado di localizzarlo. Il fatto che ritrovarlo sia stato impossibile ci fa pensare che Serra sia ricorso davvero a qualsiasi mezzo pur di perdere le sue tracce. Scritto a mano da Anigan, quindi questo è un pensiero suo, una sua riflessione. Medicinali da banco? Dubito fortemente che l'Ombrella sprecherebbe uno dei suoi talenti migliori per la produzione di antiacidi o creme di bellezza. E in effetti sappiamo tutti che è vero ciò che pensa Anigan. Capitolo 3. Dirigiti verso la chiesa. Eccolo qua. Bello lui. Anche tu, eh? Poverino. Fai attenzione, amico. La prima volta che l'ho giocato, andando avanti nel gioco, ho detto, dai, hanno tolto la scena del lupo, anche perché quella, se vi ricordate bene, compariva fin dall'inizio, no? All'inizio del gioco. Qui l'hanno semplicemente spostata, però devo essere onesto, ho pensato che l'avessero rimossa, ed sarebbe stato un peccato. Allora, qui abbiamo la chiave, finalmente. Porca troia, sei buio qua. Nient'altro? Una cassa con delle monete e basta. Ah no, forse sì. No. Ma che cazzo? Ma perché hanno fatto sta casetta? È inutile. Boh, poi inutile, vabbè. Ti ho visto. Il lupo che ci saluta. Ok, praticamente siamo di nuovo tornati al villaggio. Perché abbiamo ovviamente la chiave del... Abbiamo la chiave della chiesa. Però purtroppo... E dico purtroppo... No! Sono un coglione. Purtroppo abbiamo... una visita? Giusto? Sì? Cosa? Dei lupi di merda! No, no, col cazzo che ti risvegli! Col cazzo! Ah, venite? Dovrei avere le spalle coperte? Dovrei... Volevo fermare quello. C'è un altro. Vieni bello, vieni. Cazzo, devo caricare, non venire, scherzavo. Ora puoi venire. Ok, è morto. Abbiamo anche la chiave. Quindi finalmente possiamo aprire questo cassetto. Ma quante trappole, sti bastardi. Eccolo qua il cassetto. Una bussola d'epoca. Una bussola ad altri tempi, mantenuta in buone condizioni per tutti questi anni. Può essere solo venduta, 8000 pesos, non neanche più di tanto. Una collana di perle. Basta, non ci dice nient'altro. Vabbè.
Allora, la strada per la chiesa è bloccata, quindi in teoria dobbiamo fare il giro. Sento delle voci però, eh. Sento dei versi più che altro, altro che voci. Addirittura, quanta cattiveria. Si può aprire qua? No. Questi non si aprono? Si possono rompere? No. È morto, easy. Ok. Abbiamo il coltello quasi rotto, cioè si sta per rompere. Qua in realtà ci porta sempre nel villaggio, dall'altra parte. Noi interessa soltanto le casse, perché è pieno di gold, come potete vedere. Forse, se siamo fortunati, troviamo anche qualche spinello. Lacrima viola, buono! Certo, era meglio lo spinello, però va bene anche per la lacrima, non lamentiamoci. Poi basta. È valsa la pena. Beh, io onestamente qua sotto neanche morto scenderei, però se tu hai le palle, Leon, ben venga. Qui, se non sbaglio, facevano i rituali dove hanno ammazzato la ragazza. Non ne sono sicuro, però sembra la stessa zona. Oh! Sta vipera di merda. Serpente maculato di medie dimensioni, commestibile dopo aver rimosso le ghiandole velenose. Poi col cazzo che ti mangi, il schifo. Ok, eccola là. Ti sentivo in effetti. Quante persone hanno ucciso? Sti bastardi. Cioè, in realtà è Sadler che li ha uccisi. Illuminatus 4-9. Dormi bene e prospera, bambino caro. Mentre il tuo corpo cresce, le tue madri cuciranno nuovi indumenti apposta per te. Con 7 quintali di grano e mezzo bovino al giorno, sei già più grosso della tua culla. Prospera bene, bambino caro, per il bene dei tuoi fratelli e sorelle che non possono farlo. Allora, io ve lo dico, secondo me tanti di voi ci sono già arrivati. Vi ricordate il documento di prima che abbiamo letto, dove la gente praticamente donava il grano, il maiale, il bovino, insomma questa roba qua, e i bambini soprattutto che venivano donati. Ecco che fine facevano i bambini. Eccolo qua. Poverini. È per questo, tra l'altro, che la popolazione stava morendo di fame. Perché invece di dar loro il cibo che appunto loro allevavano o coltivavano, lo dovevano dare al gigante. Questi bambini che trasformavano in queste creature enormi. Probabilmente grazie al Plagas. Ho preso tutto? Penso di sì. Questo tesoro non posso prenderlo perché ci vuole Ashley. Qui è un altarino, anche questo non posso prendere, quindi possiamo procedere. Oh, invece sì, stavo perdendo qualcosa. Ah, lo spray medico, ma vaffanculo. Ho dei nuovi articoli, straniero. Non ti deluderò.
Dritta del mercante, scelta previdente. Stanco di restare sempre senza munizioni? Allora io ho quello che fa per te. Il lancia frecce è la vera rivoluzione, amico. Anche dopo aver scoccate puoi recuperare e riusare le frecce all'infinito. Inoltre, ricorda di comprare il progetto frecce per trasformare in frecce i coltelli extra. Le munizioni non saranno mai più un problema. In realtà a me non interessa il lancia frecce, perché a questa difficoltà di gioco le munizioni non sono mai un problema. Però immagino che magari a difficile possa tornare utile. Dai un'occhiata, qualcosa catturerà la tua attenzione. Un mio caro amico è gravemente malato e vorrei potergli offrire in dono delle deliziose vipere prima che passi a miglior vita. C'è un incantatore di serpenti disposto ad aiutarmi, quindi dobbiamo vendergli praticamente 3 vipere. Per fortuna una già ce l'abbiamo dentro l'inventario. Benvenuto! Ho delle novità solo per te, la bussola, amico. 2 lacrime. Puoi vendermi qualsiasi cosa, più o meno. Sapevo di poter contare su di te. Coltello riparato. Persino io sono stupito da questo lavoro. Allora, velocità di tiro, velocità di ricarica e cadenza di tiro non ci interessano. Il fucile a pompa ci interessa, però vorremmo prima aumentare la resistenza del coltello. Le tue altrimenti armi sono in buone dobbiamo mani, sempre ripararlo. Impressionato, vero? La nostra maestria non lascia indifferenti. Capacità, potenza, no, capacità. Provala e vedi come va. Vedi di non rimanerci secco. Ok. Munizioni per carabine, no cazzo. Comunque ragazzi, il secondo episodio finisce qua. E mi dispiace se per caso avete notato che sono leggermente giù di morale, ma perché è l'ennesima volta che facevo sta parte, perché ve l'ho già spiegato, ho avuto diversi problemi con giocare. Spero che sia finita questa valanga di problemi che mi ha perseguitato e ci vediamo nel terzo episodio. Ciao ragazzi.